Bella ragazzi, bentornati sul mio canale. Qua è Liox e oggi siamo qua in un nuovo video di Minecraft. Siamo ragazzi in un tutorial dove vi andrò a mostrare per Minecraft Java Edition un modo per, diciamo, creare un server di Minecraft totalmente gratuito, sia con le mod o anche sia una banale vanilla. Andremo a vedere anche come fare per, ad esempio, mettere un mondo, se voi avete già un mondo, per hostarlo, e andremo a vedere queste cose qua. Prima di iniziare però ragazzi, vi invito a lasciare un bel like, di iscrivervi sia per supportare la serie ma anche per supportare, cioè, le serie ma anche per supportare il canale. Vi ricordo che nella vanilla è presente la stanza degli iscritti, quindi se volete essere aggiunti dentro la stanza andatene sotto l'ultimo video a commentare e a iscrivervi. Detto questo, vi lascio al tutorial. Eccoci qua ragazzi, siamo nell'account ufficiale di Aternos, nel sito ufficiale, dove appunto Aternos sarà, diciamo, la piattaforma in cui andremo ad hostare, ovvero a rendere, diciamo, un server accessibile a chi vogliamo noi, il nostro mondo di Minecraft, o comunque se volete creare un server da zero, un mondo anche da zero, potete farlo tranquillamente. Quindi prima di iniziare a fare il tutto dobbiamo registrarci. Quindi mettete un nome a caso, ad esempio io metterò Carlo a caso, e potete mettere tranquillamente il vostro nome. Ecco, in questo caso Carlo è già messo, quindi non lo so, metto 021. E poi qua ragazzi, l'email è opzionale, però vi consiglio di non metterla. Mettete una password ragazzi, che questa password qua, però mi raccomando, ricordatevela, perché se dopo ve la dimenticate, problema, non potete più accedere. Quindi mi raccomando, ricordatevi la password, fate registrati. Siamo appunto nella pagina del server, facciamo crea un server, ovvero l'unico tasto che c'è. Qua possiamo scegliere se fare Bedrock o Java Edition, però ragazzi con Bedrock non sono sicuro per quanto riguarda le mod, quindi mi raccomando, cioè adesso questo tutorial si basa su Java Edition, quindi noi andiamo su Java Edition. Qua questo qua ragazzi sarà l'IP del server che dovete andare con i vostri amici, potete cambiarlo, e questo qua è la scritta del, diciamo, del benvenuto, che anche questo qua potete cambiarlo con dei caratteri particolari. Bene, fatto questo facciamo crea, ci genererà appunto questa schermata qua, dove qua con avvia potremo avviare il mondo. Però prima di avviarlo dico un paio di cose. Allora, innanzitutto la versione, che la potete cambiare in base a quello che volete. Qua il software vanilla, anche qua lo potremo cambiare, adesso vi faccio vedere, e qua, beh, qua l'indirizzo che potete cambiare. Allora, se volete fare una vanilla ragazzi, vi dico un paio di cose per quanto riguarda una vanilla senza mod. Prima qua ragazzi, che in opzioni possiamo scegliere i giocatori massimi, e mi raccomando ragazzi, se avete dei vostri amici che hanno T-Launch, ovvero Minecraft caccato, mi raccomando attivate questa spunta. E attivando questa spunta ragazzi, nel mondo voi non vedrete la vostra skin, perché appunto è una cosa del craccato, e è così. E qua ragazzi sono tutti gli altri settaggi che poi potete mettere. Mi raccomando ragazzi, questa scritta qua è molto importante. Se andiamo su giocatori, altra cosa molto importante, potete mettervi operatori. Operatori, scrivete il vostro nome, ad esempio ragazzi scrivo il mio, fate aggiungi, lui vi troverà perché il giocatore esiste, vedete che c'è anche la mia, la faccia della mia skin, e ad esempio io sarò operatore di questo mondo, quindi avrò accesso ai comandi. Ultima cosa, andiamo su mondi, e qua ragazzi potrete o generarne uno, che dovete farlo proprio prima di avviare il mondo, quindi lo generate mettendo un seme magari che volete, un seme che vi piace, lo cercate, lo potete mettere molto bene. O se avete già un mondo vostro già iniziato e lo volete, diciamo, rendere come serve con i vostri amici, lo caricate. Per caricarlo ragazzi vi basterà andare qua, fare % updata %, ci cliccate, poi fate punto Minecraft save, dovete andare, aspetta che è qua, save, e qua ci sono tutti i mondi, lo prendete e poi fate carica da cartella, e qua lo riprendete, quindi fate la stessa cosa che faccio il procedimento prima da quella cartella lì. Bene, una volta fatto questo potrete appunto andare qua e avviarlo. Questo qua ovviamente per quanto riguarda un mondo senza mod. Se invece ragazzi volete avere le mod, io adesso prendo ad esempio la Pixelmon, non so se volete stare un mondo con la Pixelmon, dovete andare su software, perché non dovete mettere la vanilla ma dovete installare la Forge. Per installare la Forge mi raccomando dovete andare sulla mod che volete, in questo caso Pixelmon mod. Io la voglio installare ad esempio in questo caso per la 1.12.2. dovete vedere qua dove c'è scritto Forge 2860, andate nella Forge 1.12.2 e andate su questa qua, ovvero la 2860, ci cliccate e facciamo reinstalla. Il tavolo attuale verrà eliminato, vabbè, e io in questo caso non ho messo nessun mondo, quindi sono a posto così, cioè nel senso non perdo niente, non ho messo. Ok, una volta fatto questo qua ragazzi, vedete che comparirà mod, perché abbiamo installato la Forge. Quindi andate su mod, e in questo caso qua dovete cercare la Pixelmon, quindi scriviamo Pixelmon. Noi questa qua che abbiamo cercato è la Pixelmon Reforged, giusto? Sì, è la Pixelmon Reforged, quindi scrivete Pixelmon Reforged, ed ecco qua ragazzi che ce ne vengono alcune. Noi ovviamente cerchiamo, vogliamo la Pixelmon Reforged, eccola questa qua, e dovete mettere quella che scaricate anche voi, cioè una volta che voi la mettete su Aternos dovete scaricarvela anche voi uguale. Quindi noi andiamo qua, in questo caso noi vogliamo scaricare la 1.12.2 versione 8.4.3, e qua ragazzi la scaricate 8.4.3. attendete un attimo che vi dà la spunta, e bene,
abbiamo messo la Pixelmon dentro questo server. Bene, una volta fatto ciò non vi resta che avviare e vedere appunto se funziona. Il mondo, ragazzi, l'abbiamo generato, non l'abbiamo generato. Ah, in questo caso qua ovviamente una volta che avete messo software mod, facciamo genera, mettiamo un mondo a caso, quindi genera. Lui ci genererà un mondo con la mod. E ragazzi, una volta che andiamo qua appunto dove abbiamo il server di Minecraft, potete vedere che sotto non c'è più Vanilla ma c'è Forge. Quindi avviamo e vediamo se appunto se accettate, va bene. E una volta che carica e si starà avviando, adesso noi scarichiamo la Pixelmon 1.12.2 per questa forge qua. Ovviamente voi ragazzi dovete scaricare anche questa forge qua, la mettiamo nella cartella delle mod di Minecraft, quindi sempre con il percento data per cento, quindi la scarichiamo. Adesso la scarico, ragazzi, la metto nella cartella mod, per esempio dovete fare percento data per cento e poi ragazzi ci vediamo nel server. Ok ragazzi, eccoci qua con Minecraft aperto e praticamente il server aperto. Questo qua ragazzi è il tempo rimanente prima che nessuno, cioè se nessuno entra entro il limite di questo tempo qua, i server si richiuderanno, provate, poi nel caso lo potete riavviare tranquillamente. Ok ragazzi, bene bene bene, e siamo praticamente qua. Allora ragazzi, io avevo già messo questo server qua, l'avevo già preparato, è solo che ho sbagliato a mettere l'IP, quindi praticamente l'IP che sarà esattamente questo qua, ecco qua l'indirizzo, lo copiate e appunto lo incollate qua in server address. Poi aspetta un attimo che si aggiorni. Ok, si è aggiornato e possiamo entrare. Una volta dentro ragazzi appunto abbiamo appunto avviato la Pixelmon, quindi praticamente abbiamo un server, scegliamo lo starter, eccoci qua ragazzi, siamo appunto dentro la Pixelmon. Come vedete ragazzi è un server, se faccio tab c'è il mio nome. Fortunatamente ragazzi, come vi ho detto, però essendo che abbiamo messo nelle stringhe, tanto là c'è uno Snorlax incredibile, nelle stringhe abbiamo messo la spunta craccato, vi avevo detto appunto che non si vede la skin perché appunto io c'ho premium e quindi io non vedo la mia skin, però ragazzi per i craccati invece dovrebbero vedere la skin. Vabbè, questa però non importa, ragazzi, però potete giocare con i vostri amici che hanno il craccato. Invece ragazzi, se avete tutti gli amici che hanno il premium, mettete il premium, quindi potete vedere anche la vostra skin. Bene ragazzi, io spero che questo tutorial vi sia piaciuto, fatemi sapere se avete dei suggerimenti o comunque da chiedere qualcosa. E io vi ringrazio per aver visto questo video. Da Liox Steve è tutto, noi ci vediamo in un prossimo video o comunque in un prossimo tutorial. Ciao.